Ciao ragazzi, oggi parliamo di una corrente fra 700 e 800, anzi proprio della seconda metà del 700, che poi si propaga a livello internazionale fino a Foscolo e fino poi diciamo, all'Ottocento. Allora, che cos'è il neoclassicismo? Beh, intanto è una corrente, come dice la stessa parola, è un nuovo classicismo, che si afferma praticamente fra, appunto, abbiamo detto, la seconda metà del Settecento e poi più in là fino al primo Ottocento. E nasce sostanzialmente da un evento e dalla elaborazione di un evento. Dunque, l'evento furono gli scavi archeologici protratti e iniziati e poi protratti a Pompei ed Ercolano. Cioè le città che erano state naturalmente invase dalla lava nel 79 d.C., dal Vesuvio, e poi disseppellite proprio appunto in quel secolo. Però non bastava che qualcuno disseppellisse i resti di Pompei e Ercolano, che erano i resti quindi della Pompei classica e dell'Ercolano appunto classica, ma occorreva anche un teorico che in qualche modo prendesse un po' spunto da queste scoperte per realizzare una nuova poetica, una nuova visione del mondo, basata proprio sul primato della classicità. Questo teorico è un teorico tedesco, Joachim Winckelmann, che naturalmente scrisse proprio delle opere sul recupero del gusto classico nel mondo allora moderno, che poi era praticamente la seconda metà del Settecento. Questa scoperta diciamo, dei reperti classici di Pompei ed Ercolano e questa elaborazione che Winckelmann appunto ha fatto della bellezza classica sulla base di questi scavi che lo entusiasmarono, ecco, ciò è alla base naturalmente del neoclassicismo, e che poi naturalmente come tendenza culturale si è sviluppata, abbiamo detto, molto più in là rispetto allo stesso Settecento, in tutte le arti, nella pittura, naturalmente prendendo spunto addirittura dagli affreschi, dai mosaici di Ercolano e Pompei, nella scultura, naturalmente prendendo spunto per esempio dalla scultura, da quanto della scultura greca, che chiaramente anche romana, era rimasta sepolta sotto il Vesuvio e poi dissepolta. E poi anche nell'oggettistica, nei monili, in tutto ciò che cioè fa arte, ma anche artigianato. Ecco, Winckelmann, diciamo, scrive delle opere su questo gusto neoclassico che secondo lui deve imparare tantissimo proprio dalla concezione della bellezza dell'arte greca. Cioè, per lui, per esempio, la statua greca, l'originale della statua greca, perché poi ci furono tante copie, tante e tante copie, era praticamente il modello assoluto dell'arte ideale. Era una concezione chiaramente platonica, anzi neoplatonica dell'arte, per cui l'arte praticamente è l'immagine della bellezza assoluta. Ora, questo neoclassicismo, quindi questa tendenza al ritorno al classico, questo nuovo classicismo, si opponeva al barocco, o come si opponeva al barocco anche l'Arcadia, se voi ricordate, come si opponeva al barocco anche la gran parte del Settecento, poi sostanzialmente, no? Con il gusto illuminista, quindi chiaro, divulgativo, razionale, limpido, essenziale, no? Dello stile francese illuminista, era l'opposto dello stile barocco, così visionario, così basato, ricordate, sulla tendenza a stupire, sulla volontà di stupire con effetti speciali il lettore, il fruitore d'arte, chiunque. Poi, oltre al tardo barocco, c'era stato anche il rococò, che era stato, come dire, l'esagerazione, il barocco portato alla sua esagerazione quasi da ricamo, da fioretto, da ornamento, no? Il rococò come arte di un barocco ancora più tardo del tardo barocco. Quindi abbiamo detto, allora, il neoclassicismo, appunto ripetendo, trova il suo fondamento storico diciamo,
diciamo, nell'esecuzione degli scavi di Ercolano e Pompei, qualcuno ha detto che mai una disgrazia fu più diciamo, fruttuosa e fruttifera della tragedia di Ercolano e Pompei, perché poi da quella tragedia il mondo moderno, dal Settecento in poi, ha potuto naturalmente ammirare i capolavori della Pompei e dell'Ercolano classica del 79 d.C. Quindi l'arte antica diventa il modello naturalmente per i neoclassici e per Winckelmann che ne è il grande teorico. Parliamo quindi dell'arte greco-romana come appunto modello assoluto, soprattutto negli esemplari della scultura greca. E arte, letteratura, teatro, musica, tutto è influenzato da questo gusto neoclassico. E chiaramente, come capirete, è il gusto della forma, il gusto della limpidezza, il gusto del nitore, anche di certa geometricità delle forme soprattutto architettoniche, e il gusto della perfezione, no? Basti naturalmente pensare poi a grandi artisti neoclassici, come sarebbe stato poi il Canova per la scultura appunto italiana, poi il David nella pittura francese, eccetera eccetera, e poi anche il nostro Foscolo, perché no, mezzo neoclassico e mezzo romantico, potremmo dire, questo nella poesia italiana. E quindi allora, quando ci furono appunto le scoperte dei reperti di Ercolano e Pompei, c'era il re Carlo III di Borbone praticamente a Napoli, che non appunto ostacolò naturalmente questo cammino, questi lavori degli scavi, e non ostacolò appunto i lavori della ricerca archeologica da quelle parti. Quindi nell'architettura, nelle arti visive, si diffonde questo gusto nuovo. È chiaro che molte opere erano delle copie, come per esempio vedremo l'Apollo del Belvedere. E questa volta fu l'Italia, diciamo, il napoletano, poi Roma, a diffondere il gusto classico in Europa. Come nel Rinascimento, anche qui l'Italia si fa pioniera di una delle ultime correnti, poi di cui è stata pioniera, ossia appunto il gusto neoclassico alla romana, potremmo dire il gusto neoclassico che tra l'altro era stato proprio promulgato da un tedesco, ammiratore dell'Italia e ammiratore della classicità appunto in Italia. Qui, ecco, Winckelmann fu proprio il maggiore teorizzatore, e era vero che la gran parte diciamo, delle opere magari trovate anche nella stessa Pompei Ercolano erano delle copie. Molte erano delle copie praticamente romane di originali greci. Ora, questo però non scandalizzava naturalmente Winckelmann, che è un teorico anche della buona imitazione. Cioè, tu non puoi naturalmente essere più, come dire, bravo degli originali, no? Però il fatto stesso che tu punti all'originale ti fa essere altrettanto, se non un pochino meno bravo. Ma l'imitazione è importante. L'imitazione, come poi vedremo, è uno dei canoni del gusto classico. Se io imito un modello, sono come appunto in Platone la copia, cioè l'oggetto bello che imita la bellezza assoluta. Quindi siccome io non posso realizzare la bellezza assoluta, quindi non posso neanche tornare indietro a fare una statua come la facevano i greci, a fare una pittura come la facevano i greci, un'architettura di quel tipo, ecco, certo, però posso imitare. Con l'imitazione è uno dei canoni dell'arte classica che poi sarà contestato dal romanticismo del primo Ottocento, dello Sturm und Drang e poi in seguito. Quindi l'unico modo per diventare grandi, secondo Winckelmann, è imitare gli antichi. Potremmo dire che noi siamo nani sulle spalle dei giganti, per dirla appunto così, e dobbiamo sforzarci di essere all'altezza dei nostri grandi modelli, che sono poi appunto modelli che sfiorano la perfezione, che esprimono la perfezione della bellezza in sé. Quindi ecco perché
come appunto abbiamo detto, anche l'imitazione era un buon modo per fare arte. Quindi Winckelmann è uno dei maggiori esponenti, abbiamo detto, della parte teorica dell'arte, diciamo del neoclassicismo, appunto, fondato sulla grande ammirazione per l'arte greca e appunto romano. Anche le vedute romane del Grande Piranesi, erano appunto all'altezza, potremmo dire, delle elaborazioni teoriche di Joachim Winckelmann. Di Piranesi magari parleremo più avanti. Negli scavi appunto archeologici, per esempio anche di Ercolano, c'erano interni romani, stanze appunto romane, e naturalmente abbiamo detto che sia nell'architettura che nella pittura, ma soprattutto nella scultura, c'erano tutti questi frammenti, diciamo, di modello ideale. Ora, per farvi capire poi naturalmente che cosa Winckelmann ha scritto e che cosa ha elaborato, che cosa ha dedotto da questi reperti classici praticamente ritrovati, bene, dopo appunto leggeremo un brano tratto dalle sue opere, un brano molto rappresentativo sull'Apollo del Belvedere. Ora, ragazzi, forse il libro qui non ce l'avrete, non potete neanche forse andarlo a comprare, perché questo, il neoclassicismo, fa parte di un altro volume rispetto a quello che io vi ho finora fatto studiare. Quindi, appunto, direi di far conto su tutto ciò che c'è sul web, e c'è molto sul neoclassicismo e su Winckelmann, a parte naturalmente questa mia modesta ed essenziale video lezione, che introduce più che altro appunto l'argomento più che esaurirlo. Ora, se tu dici neoclassico, vuol dire che naturalmente torni al classico. E di che cosa e chi poteva essere naturalmente uno proprio dei poeti ispiratori del classico, se non Publio Virgilio Marone? Qui parliamo proprio del neoclassismo di tipo appunto letterario. In Inghilterra si diffuse naturalmente nell'Inghilterra di, ricordate, Daniel Defoe, che è l'autore del Robinson Crusoe, di Swift, Jonathan Swift, che è l'autore dei Viaggi di Gulliver, di Alexander Pope, eccetera. In Francia anche lì il neoclassicismo, perché dobbiamo anche allargare appunto lo sguardo dall'Italia all'Europa, per esempio, si ritrova nel grande teatro di Jean Racine, con i suoi appunto versi bilanciati nell'emozione, il che appunto vuol dire che in cui il poeta controlla le emozioni sulla base della forma, diciamo, del primato della forma addirittura sui contenuti. Questo controllo delle emozioni è tipico del neoclassico, no? Nel neoclassico è il contrario, si può dire, di quello che sarà il romantico, o lo Sturm Drang, o il proto-romantico. Il neoclassico si basa sul primato della forma, e quindi i contenuti devono essere, non dico imbrigliati, ma devono essere in qualche modo inquadrati all'interno di una forma che sia stabile, che sia posata, che sia misurata, che sia pacifica, che sia tranquilla, naturalmente. E questa è la forma classica, la pace che naturalmente attraverso la forma ricade sui contenuti, fossero anche contenuti epici, fossero anche contenuti bellicosi, fossero anche contenuti violenti. L'importante è che si calino all'interno di una forma che sia serena, limpida, preferibilmente stabile ed eterna, potremmo dire, senza eccessi. Anche il tono tragico, naturalmente, alla Shakespeare, dovrebbe essere naturalmente contenuto nel gusto neoclassico e nel gusto di Winckelmann, all'interno di una forma stabile, pacifica, tranquilla, serena. Poi, per quanto riguarda la nostra letteratura, il primo poeta, potremmo dire, neoclassico, proprio assoluto, è stato Monti, Vincenzo Monti, che ha tradotto anche le opere poi omeriche in italiano.
Ma Parini, ricordate, Parini era già intriso del neoclassicismo nelle sue opere, nel Giorno e nelle Odi, e Vittorio Alfieri assolutamente è un tragediografo neoclassico. Ci manca soltanto il più grande di tutti, ossia Ugo Foscolo, che farebbe addirittura parte, secondo alcuni, del quinto anno, ma che noi proveremo a anticipare nel quarto anno, in modo da lasciarci liberi il prossimo anno di ripartire perlomeno da Manzoni, se non addirittura da Leopardi. Ecco, per esempio, uno scrittore che è tedesco di livello europeo, come Goethe, ecco, anche lui fu appunto fortemente influenzato diciamo, dall'arte classica e neoclassica, pur appartenendo in qualche modo anche lui allo Sturm und Drang, quindi al primo romanticismo. Quindi si tratta di uno scrittore che aveva in sé sia elementi romantici, il grande Goethe, che appunto elementi classici. Nel suo viaggio in Italia, che dimostra tutto il suo amore per l'Italia, egli manifesta la sua appunto forte sensibilità all'arte classica appunto italiana. Quindi ripetiamo che gli scavi archeologici di Pompei e Ercolano furono fondamentali per la nascita del neoclassicismo. Siamo nella metà del Settecento, sia del secolo XVIII. Ma ancora più determinante, potremmo dire, furono appunto gli studi archeologici di Winckelmann, grande ammiratore dell'arte italiana e dell'arte greco-romana, appunto disseppellita, potremmo dire, sotto le ceneri di Ercolano e Pompei. Grazie appunto proprio all'opera di Winckelmann si affermò questo gusto per un'antichità. Ecco, l'antichità era vista proprio come un modello assoluto, ideale, di perfezione, di proporzioni, di simmetrie. L'arte greca, diceva Winckelmann, era il sublime esempio di una nobile semplicità e di una quieta grandezza. Ecco, benissimo, sembrano tutti e due ossimori, nobile semplicità e quieta grandezza, due bellissimi ossimori. Nobile semplicità vuol dire che l'arte classica o neoclassica deve essere al tempo stesso nobile ma semplice. L'arte classica deve essere al tempo stesso grande ma quieta, quindi tranquilla. Infatti, il modello neoclassico, poi, prima di passare alla letteratura, era stato quello delle arti figurative e soprattutto della scultura classica, che secondo Winckelmann era il modello di arte perfetta, soprattutto chiaramente la scultura greca. C'era un poeta, si chiamava André Chénier, che è un poeta francese, che pur non essendo un grandissimo, però appunto disse una frase che rimase nella storia, disse: dobbiamo scrivere sopra pensieri nuovi dei versi antichi. Bello. Quindi sopra pensieri nuovi facciamo versi antichi. Dobbiamo fare versi antichi, quindi con la forma e la ricerca della perfezione classica, che però siano nuovi nei contenuti. Ecco, prima parlavo di Platone e di Plotino, sostanzialmente del neoplatonismo. Cioè, la bellezza per questi neoclassici è anche per Winckelmann, che nel teorico, è praticamente il modello supremo ideale dell'esistenza. Cioè, l'uomo a che cosa deve puntare? Alla perfezione. Questa perfezione, come nel bene platonico e nel bello che coincide col vero in Platone, è il supremo ideale, è la bellezza dell'esistenza. Questa bellezza è armonia, simmetria, proporzione delle forme in tutti i sensi. Questa bellezza è grazia, la grazia è quasi intraducibile, la grazia è anche un modo di essere, è un modo di esistere, è un modo di parlare, di comportarsi, è la dolcezza, potremmo dire, della forma, dell'espressione. E poi la serenità, un altro, ecco, l'arte classica è un'arte serena che sfugge addirittura alla storia. Potrebbe fare un'opera sulla guerra, ma in forma completamente serena, non come la Guernica di Picasso, tanto per dire. E quindi superamento delle passioni, quelle passioni che poi esploderanno
nel romanticismo, equilibrio dei sentimenti, rapporto delle proporzioni, un rapporto appunto preciso. E i neoclassici sognavano una patria ideale, ovviamente potete indovinare, era la Grecia però quella classica, che diventava quasi il paradiso ideale, l'Eden ideale dei neoclassici, la terra sognata. Questo aveva anche praticamente un risvolto etico-sociale o etico-storico, nel senso che sognare un mondo come la Grecia classica voleva dire, in tempi di guerra, e quante ce n'erano allora, voleva dire appunto sognare una vita perfetta, una vita basata sulla bellezza, scusate, fare l'amore e non fare la guerra, la bellezza come perfezione. Ecco, però questo era un terreno ideale, una terra ideale. E questa cosa starà in Parini, starà naturalmente in Alfieri, starà soprattutto appunto in Foscolo, perché la realtà storica nelle guerre, poi vedremo come Napoleone inghiottì quasi il neoclassicismo nella sua autocelebrazione, le guerre naturalmente erano pane quotidiano in quei tempi. È chiaro che il neoclassico, più che fuggire dalle guerre, cerca un mondo che sia appunto al tempo stesso bello e buono, che sia un mondo pacifico, tranquillo, che sia un mondo perfetto, il mondo in cui vivere senza, diciamo, il male. Poi accade una cosa abbastanza strana, che c'è un secondo neoclassicismo, potremmo dire, che fu quello che ebbe un carattere quasi giacobino, ossia, come prima ho detto, lo stesso Napoleone amava essere autocelebrato da pittori come David, e da scultori e da architetti, di essere celebrato lui come il prototipo, quasi, anzi, come l'imitazione di un grande imperatore romano. E quindi a Napoleone piaceva il neoclassicismo, però in forma esornativa, in forma elogiativa, anzi autocelebrativa. E c'era tutto un corteo di artisti, appunto, ma anche grandi artisti come David, o come Canova, poi, che praticamente potevano celebrare quello che poi fu chiamato e fu giudicato dallo stesso Foscolo un dittatore. Ecco, questo è un po' ciò che possiamo dire del neoclassicismo, prima di leggere adesso un brano di Winckelmann. Ripeto, prima di leggere questo brano di Winckelmann, il grande teorico del neoclassicismo di fine Settecento, ecco, concludo dicendo che qui il barocco è appunto alle spalle, è alle spalle, cioè se si torna a Virgilio, se si torna a Orazio, se si torna al tempio greco-romano, se si torna diciamo, alla scultura greca, beh, allora appunto vuol dire che il barocco è ormai alle spalle, il barocco con tutto il senso che abbiamo detto dell'esagerazione, dello stupore, dell'eccesso, naturalmente, del gusto, del divertimento da una parte e dello stupore dall'altro. Ricordate le caratteristiche di questa grande corrente che era stata comunque il barocco. Qui invece c'è il gusto della forma, della bellezza, della serenità, della limpidezza, del nitore, dell'ordine, delle proporzioni, dell'armonia, eccetera, eccetera. E concludo questa prima parte, prima di passare al brano, dicendo che l'armonia come valore, la bellezza come valore, l'ordine come valore, la serenità, la tranquillità e la perfezione non erano soltanto valori estetici, cioè riguardanti il gusto, diventavano anche valori etici. Cioè valori di comportamento. Tant'è vero che spesso piacevole a quella parte ancora un po' aristocratica, diciamo, che c'era ancora nel borghese del fine Settecento. Piaceva questa parte qui. Ed era una parte etica. Ecco perché il neoclassicismo poi alla fine diventa anche costume etico, non soltanto costume letterario, costume estetico. È un po' come in Grecia, no? Il bello poi finisce col coincidere col bene. E il bene finisce col coincidere col bello. Cioè ciò che è bello è anche buono. Ciò che è buono è anche bello. Ecco perché l'estetica e l'etica coincidono nel neoclassico. Ma passiamo adesso a questo brano rapidamente di Winckelmann,
Dunque, è un brano che voi troverete al link, adesso comunque se digitate Winckelmann al cospetto dell'Apollo del Belvedere, il più alto ideale artistico, ecco, troverete praticamente questo brano tratto da una delle maggiori opere, beh, la storia dell'età classica di Winckelmann, storia dell'arte nell'antichità di Winckelmann. Ed è un brano sul celebre Apollo del Belvedere, che se voi trovate, beccate questo sito, praticamente riuscite a vedere. Tra l'altro l'Apollo del Belvedere è una copia stupenda, appunto la statua di Apollo, che è nei musei Vaticani. Appunto è una copia romana, c'è anche qui l'illustrazione, di un originale greco in bronzo risalente al IV secolo a.C. Ancora una volta l'originale non si è conservato, è andato perduto e la copia, che è già stupenda, immaginiamo come sarebbe stato l'originale, è proprio nei musei vaticani. Allora, cosa fa Winckelmann? Fa delle riflessioni, scusate, su questa statua dell'Apollo, il dio della bellezza, il dio della forma, non a caso. E queste riflessioni sono, secondo me, monumentali per tutta la concezione della corrente neoclassica, oltre che di Winckelmann. Quindi lui dice delle cose su questo Apollo che poi passeranno alla storia. Fissa le qualità fondamentali del bello ideale. Ci dice Winckelmann che cos'è il bello ideale. Intanto ce ne dà un esempio. Ecco, l'Apollo del Belvedere, infatti vi invito voi ragazzi ad ammirarlo, anche nella copia del Museo del Vaticano, ma qui nell'illustrazione. Ecco, quello è l'ideale della bellezza. L'ideale della bellezza per Winckelmann, per il neoclassicismo e forse anche per noi profani. Nobile semplicità e calma grandezza, diceva appunto Winckelmann. Nell'Apollo del Belvedere c'è il concentrato della bellezza dell'arte greca, dell'ideale della bellezza, della perfezione. Questo è il supremo obiettivo a cui devono tendere tutti coloro che imitano la perfezione classica, la bellezza classica, ossia noi, ossia i moderni, questi nani sulle spalle dei giganti. Bene, e quindi andiamo appunto a guardare questo esempio di armonia, di bellezza, di calma interiore, di perfezione, di serenità, questo ideale della bellezza secondo Winckelmann. Abbiamo detto che questa opera si trova è del 1700, scusate, si trova al Museo del Vaticano, ma il brano di Winckelmann è Nella storia dell'arte dell'antichità, un'opera che è scritto, pensate, nel 1763, naturalmente anche in seguito all'entusiasmo degli scavi di Ercolano e di Pompei. Il più alto ideale artistico, questo rappresenta l'Apollo del Belvedere. Allora, andiamo a guardare questa statua. Ecco, intanto, appunto, la guardiamo, la contempliamo. Non faccio il Cicerone di turno, non faccio lo Sgarbi di turno, ma potrei dire già io delle cose su questa statua, ma è meglio lasciar parlare, dopo averla ammirata, lasciar parlare Winckelmann. E con questo brano io appunto vi lascio. Il brano lo potete trovare nello stesso sito, appunto, ricordiamolo. Ricordiamolo, il sito è, vabbè, comunque basta digitare Winckelmann al cospetto dell'Apollo del Belvedere. Allora, dice Winckelmann nella storia dell'arte dell'antichità: la statua di Apollo rappresenta il più alto ideale artistico fra tutte le opere dell'antichità sfuggite alla distruzione. L'artista ha creato questa opera assolutamente secondo l'ideale, servendosi della materia solo per quel tanto che gli era necessario a realizzare e rendere visibile il suo proposito.
Capite, ragazzi? L'autore si è servito della materia solo per l'ideale, cioè per dare una forma a quella materia. Cioè, la materia è il supporto della forma, di ciò che conta è il fine, è l'ideale, non la materia. Una concezione appunto estetica che francamente, come dire, fa della materia una serva. Poi l'arte moderna avrebbe smentito quest'idea che la materia è serva della forma, no? E avrebbe poi detto un po' il contrario, che anche la materia è già informata, cioè la materia è essenziale per quella forma, quella materia per quella forma, non la materia al servizio della forma. Infatti, Winckelmann cosa dice? Servendosi della materia, l'artista solo per quel tanto che gli era necessario a realizzare, a rendere visibile il suo proposito. Quindi, l'arte, la Paul Belvedere, questa enorme, stupenda statua, è la estrinsecazione di un'idea dell'artista che diventa copia, che collima con l'idea di perfezione. Chiaro? Quindi questo è un proposito rappresentato in materia. Questa statua di Apollo, dice Winckelmann, supera tutte le altre immagini del Dio, di tanto di quanto l'Apollo di Omero si eleva al di sopra di quello descrittoci dai poeti venuti dopo di lui. Cioè, praticamente non c'è una statua di Apollo che sia stato tanto simile alla perfezione come questa, così come naturalmente Omero si è elevato rispetto a quelli che hanno scritto dopo di lui, magari anche sulla stessa guerra di Troia, eccetera, eccetera, così naturalmente l'artista di questo Apollo si è elevato rispetto a tutti quelli che hanno rappresentato Apollo in varie forme, perché lui ha, appunto qui ha rasentato, se non realizzato, la perfezione. Il suo corpo, il corpo dell'Apollo del Belvedere, si eleva al di sopra di quello umano e la sua posa rivela la grandezza che lo pervade. Ecco un'altra caratteristica della statuaria greca. Cioè, la statua greca non è soltanto la statua che rappresenta l'umano come umano, ma che vede il divino nell'umano. Qui è chiaro che Apollo è un dio. Qui viene rappresentato ovviamente però come un bellissimo giovane, di proporzioni fantastiche, di eleganza sopraffina. Ecco, però si vede che c'è il divino in lui, no? Quindi va al di là dell'umano. Questa statua Apollo supera l'umano, se già non fosse stato naturalmente un dio, il divino nella materia, quindi il divino nel corpo. Ecco perché Winckelmann dice il corpo si eleva, perché il corpo diventa spirito, diventa anima. Qui si vede l'anima del dio e non soltanto il corpo, anzi il corpo è già animato come naturalmente un corpo anima, un corpo divino, un corpo già spirituale di per sé. Una primavera perenne, come nel beato Elisio, riveste di amabile giovinezza la sua matura affascinante virilità e aleggia con grazia delicata sulla superba struttura delle sue membra. Quindi, sentite anche la poesia di Winckelmann, aleggia su questo corpo una primavera perenne, cioè nel senso che questo corpo non può invecchiare. Apollo del Belvedere non invecchia, non possiamo immaginare questo Apollo come nel ritratto di Dorian Gray, all'improvviso sgretolarsi e diventare senile. No, questa è la giovinezza perenne, è la primavera perenne, no? Primavera-giovinezza è un binomio che poi Leopardi avrebbe, di cui Leopardi avrebbe abusato nella sua poesia, a partire da Assilvia, ricordate. Ecco, amabile giovinezza riveste appunto le sue vesti, la sua virilità non è volgare, guardate, qui la Paul Belvedere è nudo, no? Ma questa nudità non solo non è volgare, ma è divina, è la bellezza naturalmente in sé. Penetra con il tuo spirito nel regno della bellezza incorporea, con il suo spirito, dovrebbe essere il suo, nel regno della bellezza incorporea, cerca di farti. Ah no, no, no. Non è così, penetra nel tuo spirito, cioè tu che sei spettatore, sei compenetrato dalla bellezza incorporea. Guardate questo simbolo, perché la bellezza incorporea vuol dire comunque bellezza non corporea, bellezza spirituale. Cerca di farti creatore di una natura celeste, perché il tuo spirito possa inebriarsi di bellezze superiori alla natura umana. Ecco,
là, o lettore, nulla vi è che sia mortale o schiavo dei bisogni umani. Cioè, noi osservando questa statua ci innalziamo a noi stessi nel regno di uno spirito che si inebria delle bellezze superiori alla natura umana. Cioè, praticamente, ancora una volta, Winckelmann dice che l'autore dell'Apollo del Belvedere è riuscito a compenetrare di spirito la materia, di forma al contenuto, chiaro, di divino la corporeità, di ideale il reale. Non una vena, non un nervo eccitano ed agitano questo corpo, ma uno spirito celestiale che se vi si riversa come un fiume tranquillo quasi ricolma tutta la superficie di questa figura. Beh, questo è importante, no? Cioè, praticamente, se voi notate, non c'è una parte di questo corpo che sia agitata, cioè tutto ispira calma, pur non essendo una gestualità completamente fissa, anzi è mobile, è elastica, è plastica, ma pur essendo così, appunto mobile, elastica e plastica, tutto ciò ci dà un senso di tranquillità interiore, di pace, di serenità, quasi una serenità celeste che soltanto gli dèi possono trasmettere attraverso il loro corpo. Egli ha inseguito Pitone contro il quale per primo ha teso l'arco. Ecco, e ora col suo passo potente l'ha raggiunto e ucciso. Ecco, questo dettaglio non era chiaro prima, cioè lui ha ucciso il serpente, Apollo che uccide appunto questo serpente enorme, appunto Pitone, e guardate, non ha la faccia, come dire, di chi, non ha la faccia bellicosa sostanzialmente, è forte, tenace, duro, ma ha la faccia serena e trasmette col suo corpo la serenità addirittura del guerriero, di chi ha ucciso un serpente, l'ha inseguito. Manco sudato, insomma, praticamente niente. L'ha raggiunto e ucciso ed è così. È nobile e glorioso nella sua bellezza spirituale. Dall'alto del suo spirito soddisfatto, il suo sguardo va al di là e al di sopra della sua vittoria, verso l'infinito. Disprezzo v'è sulle sue labbra e l'ira che gli trattiene tende le sue narici e sale fino alla fronte altera. Avete capito? Praticamente qui c'è addirittura. Se si vede bene, le narici sono un po' dilatate, no? Come chi ha ottenuto comunque una vittoria. Lo sguardo appunto è fiero, ma tutto è contenuto. Cioè non è un Apollo che sbraita, dice urrà, ce l'ho fatta, porca mia. No, praticamente è un Apollo che rimane nella sua serenità corporale, malgrado abbia inseguito un serpente, abbia teso l'arco, l'abbia raggiunto e l'abbia ucciso. Lo sguardo soddisfatto, ma che va verso l'infinito. Sulle sue labbra c'è disprezzo e magari potrà ancora essere arrabbiato nei confronti del suo nemico, ma l'ira è completamente controllata, domata, trattenuta, tranne appunto, abbiamo detto, in questo piccolo movimento delle narici dilatate o addirittura di questa fronte altera, dice Winckelmann. Chiaro? Quindi, come dire, è la pace del guerriero dopo la vittoria, ma una pace che guarda al di là della sua stessa vittoria, guarda verso l'infinito. Ma qui, infatti, la pace che vi aleggia, beata e quieta, non ne viene turbata, e il suo sguardo è colmo di dolcezza, come tra le muse che si protendono per avvolgerlo nel loro abbraccio. Beh, insomma, un po' retorico, ma è poesia questa di Winckelmann, no? Dice, sì, le muse lo abbracciano, perché poi Apollo è anche il dio, insomma, il dio dei poeti, poi sostanzialmente, no? Quindi il dio amico delle muse, assolutamente, oltre che essere il dio della bellezza, perché la bellezza è anche quella della poesia. E quindi una pace, appunto, aleggia beata e nulla lo turba. L'imperturbabilità, sapete, se ricordate la filosofia del terzo anno, l'imperturbabilità, l'atarassia, la patria e tutto il resto erano caratteristiche, no, della filosofia greca. Quindi rimanere imperturbabili, non essere agitati, mossi, sconvolti, ma neanche disturbati dalle passioni. E questo è il dio anche qui dell'atarassia, sostanzialmente, in questo caso Apollo. In tutte le altre immagini del padre degli dèi che ci rimangono è che l'arte onora, egli non si accosta a quella grandezza con la quale si svelò la mente,
del divino poeta e che riappare qui nel volto del figlio, mentre i singoli attributi di bellezza degli altri dei si fondono qui in armonia come in Pandora. La sua morbida chioma, mossa da uno zeffiro delicato, ecco, come i tralci dell'uva nobile si attorcigliano e delicati e flessibili, gioca attorno a questa testa divina e sembra cosparsa del balsamo degli dei e legata sul capo dalle grazie con amabile eleganza. Beh, la morbida chioma, appena appena mossa dal vento, guardate che si arriccia, e naturalmente Winckelmann la collega al dono delle grazie stesse, no? Delle grazie appunto stesse. E poi addirittura lui sembra cosparsa del balsamo degli dei, non solamente dell'unguento, del profumo, dell'ambrosia probabilmente degli stessi dei. Bellissima questa similitudine, la morbida chioma è mossa da uno zeffiro, quindi da un venticello delicato, come i tralci dell'uva nobile, i tralci della vite, guardate, i tralci della vite che si attorcigliano appunto, non è che fate i bigodini, ma naturalmente si attorcigliano morbidamente, in questo bellissimo Apollo del Belvedere. Ma guardate appunto le gambe come sono tornite, sono appunto perfette, più belle forse di quelle di una donna. Lui si appoggia col braccio destro e questo appoggio permette, allungando il braccio sinistro che però tiene ancora l'arma, qui l'arma non c'è, permette di seguire un movimento quasi di danza, ma una danza appunto immobile. Notare anche il panneggio, questo potrebbe essere quasi barocco, però insomma è chiaro che il panneggio scolpito qui nel marmo naturalmente è rappresentato con una finezza, addirittura un virtuosismo incredibile. Questo è il volto, guardate. Allora, questo volto qua, dice Winckelmann, giustamente, è un volto al tempo stesso sereno ma convinto della propria forza. Non è la serenità del pigro, dell'indolente, no, è la serenità di chi ha compiuto uno sforzo, ma lo sforzo adesso è già domato e si risente ancora nelle narici un po' dilatate, nello sguardo, no, sì, lo sguardo è ancora un po', francamente ancora un po' torvo, ma controllato, ma soprattutto le labbra, guardate le labbra, il disprezzo che c'è in queste labbra nei confronti del nemico abbattuto, ossia di Pitone. Bene, al cospetto, cioè finiamo, vediamo che ore sono, 42 minuti, ho già sforato. Al cospetto di questa meravigliosa opera d'arte dimentico di ogni altra cosa e mi dimentico di ogni altra cosa e mi elevo al di sopra di me stesso per contemplarla come si conviene. Il mio petto sembra tendersi e sollevarsi di venerazione come quello che vedo tendersi ricolmo dello spirito di Vaticinia. Mi sento come trasportato a Delo, che è la patria di Apollo, e nei sacri boschetti della Licia, in quei luoghi che Apollo rendeva sacri con la sua presenza. Che questa mia immagine sembra ricevere vita e movimento come la bellezza di Pigmalione. Ma è mai possibile ritrarla e descriverla? Ecco, Pigmalione fu lo scultore che si innamorò della sua scultura, naturalmente come fosse una donna, e le diede vita col suo stesso amore. L'arte stessa, conclude questo brano Winckelmann, dovrebbe darmi consiglio e guidarmi la mano per portare a compimento di qui in poi i primi tratti che ora ho abbozzato. L'idea che ho dato di questa immagine, io la depongo ora ai suoi piedi, come le corone di coloro che non potevano raggiungere le teste degli dei che volevano incoronare. Insomma, praticamente qui Winckelmann sbilancia se stesso, si sfoga, si esprime il suo grande amore e dice che questa statua è capace di innalzarlo, non soltanto esteticamente, ma anche moralmente, eticamente, di dare, come dire, le ali alla propria esistenza. Bene, chiudo qui, e ho sforato di qualche minuto, ma credo che ne valesse la pena. Ciao!